E adesso passiamo alla finale della categoria 74 kg per la Moldavia, con il costume rosso, con il red singlet, Evgeny Nedelcko, e con il per la Moldavia e per la Polonia, con il costume blu, Andrei Sokalski. Dietro, terzo. Anche questa è una finale al cardiopalma, secondo me, Fabrizio. Polonia. Categoria 74 kg. Finale tra il moldavo e il polacco. Il moldavo con il costume rosso, Nedelcko, e il polacco con il costume blu, Sokalski. Ecco, qui abbiamo una situazione di studio, i primi 30 secondi, i primi, diciamo che entro il primo minuto la terna arbitrale deciderà chi sarà passivo o meno, e quindi i due atleti più che fare azioni si muovono in maniera da capire come l'altro reagisce a eventuali attacchi. Ora è stato chiamato l'atleta blu passivo, il polacco. Vedete che essenzialmente non stanno provando niente. Ecco un attacco del moldavo alla gamba. Ora vediamo se conquista, riesce il dominio. Sì, l'ha conquistato, Fabrizio. Sono due punti per il moldavo. E qua non riusciamo a vedere questa azione, ma c'è stata un'interruzione da parte dell'arbitro centrale, quindi ritornano al centro tappeto, sempre in vantaggio del moldavo, vantaggio, due punti di vantaggio del moldavo sull'atleta polacco. Due punti, come abbiamo visto ieri, sono pochi nello stile libero. Bastano 5 sì, secondi, un errore. Poi soprattutto all'inizio dell'incombattimento, sono due round da 3 minuti, insomma. Calma, che effetto fa vincere di un punto 2? Beh, comunque è una bella sudata, perché devi stare molto, molto attento, fino alla fine non sai mai come finirà l'incontro. Può essere facile recuperare, può essere anche difficile, dipende anche come è l'avversario, però in questo caso se finisce da un punto di distacco sicuramente l'incontro è perché molto tirato. Ecco, nella situazione, ti sei mai trovato nella situazione che siamo quasi al termine del secondo round, manca 20-30 secondi, vince un solo punto, cosa scaturisce in te? Beh, in quel momento tanto penso che dovevo svegliarmi un po' prima, sì, perché e questa è una cosa. Secondo? E secondo niente, cerco sicuramente di recuperare l'ultimo punto per vincermi l'incontro, ma non sempre è così facile, perché giustamente in quel caso l'avversario fa in modo che io non posso prendere il punto. Ecco, lì secondo me veramente viene fuori la freddezza, no? Perché che devi saper controllare le emozioni, perché tu sai perfettamente che sbagli un punto solo, certo. È molto... Poi magari se pensi bene e fai un attacco fatto bene sicuramente riesci a recuperare, però se ti vai in panico sicuramente non riesci a prendere nessun punto. Eh sì, sono situazioni sempre molto difficili queste, di quando ti trovi a pochissimo tempo dalla fine dell'incontro, perché sai, se sai che c'è davanti un secondo round ti dà un po' più, no? Dentro di te dici, ma io ho la possibilità a 3 minuti di recuperare, certo. Quando invece sono 20-30 secondi chiaramente la situazione comincia, e lì secondo me che è importante, viene fuori anche una parte del carattere dell'atleta. Sì.
Bene, Pietro si riprende, 2 punti di vantaggio per l'atleta moldavo nel primo. Sì, abbiamo visto in questa ripresa che l'atleta moldavo non ha rischiato niente, non è mai andato sotto pressione. Ora il polacco se vuole conquistare la vittoria deve spingere un po' di più sull'acceleratore. Andando come è andato finora non porterà a casa la vittoria sicuro. Beh, ecco un altro attacco del Moldavo, ecco. Quando vuole prendere i punti li prende, quindi sono ancora più convinto che bella felicità, io qua Moldavo. Avrei dato 2. No, invece un punto. È già una bella categoria questa. Sì, 74 kg, penso che sia la categoria regina dello stile libero maschile. È difficile. È giusto proporzione. Cosa ti fa capire che è la categoria regina? Difficilmente un uomo a 74 kg vince 2 campionati del mondo consecutivamente. Vuol dire che che comunque è la fascia in cui c'è una maggiore popolazione, maggior ricambio, quindi chiaramente c'è un ricambio. Cioè la conformazione dell'uomo medio mondiale è questa. Beh, questo sicuramente sì. Poi è la categoria proporzionata, no? Tu sei nella categoria giusta tra velocità e potenza, quindi la potenza, forza, hai veramente tutte le caratteristiche per far sì che veramente sia la categoria un pochettino regina di questo stile libero. Vediamo adesso questa azione, sempre in vantaggio l'atleta della Moldavia per 3.0, 4 e 38 sono trascorsi, quindi 1 minuto e 15 diciamo così alla fine di questa finale della categoria 74 kg. Per adesso l'atleta moldavo si trova in vantaggio di 3 punti. Un minuto, un pochino più di un minuto, 4.57, ecco che parte adesso il minuto. Adesso, ora il polacco inizierà ad aumentare il ritmo. Vediamo la strategia del Moldavo, se cerca di contenere oppure... Ma vedi Fabrizio, la strategia del Moldavo è la strategia che io dico che è quella giusta. Anche se sto vincendo 3-4-0, se ho la possibilità di prendere ulteriori punti. Però adesso ci ha perso un punto. Beh, 30-26-28 secondi al termine. Però hai capito Fabrizio, molte volte vediamo gli atleti che stanno vincendo 2-0, 3-0, fermarsi, stare al centro e aspettare. Come diceva qualcheduno, la miglior difesa è l'attacco. E la domanda che volevo fare a Dalma, secondo te l'attacco è la miglior difesa? O molte volte ma secondo me dipende. Se sei sicuro di fare degli attacchi fatti bene, sicuramente, come dice Pietro, è meglio attaccare, così riesci magari anche a concludere prima l'incontro. Però se poi fai degli attacchi fatti male, non so se ti conviene. Poi dipende, certe volte magari una persona riesce a fare degli attacchi perché ha avuto l'opportunità giusta, quindi ne approfitta della situazione. Anche lì la strategia è soggettiva. Certo, soggettiva, dall'atleta. Dipende dall'atleta, dipende anche da fattori inerenti alla stessa gara. The winner is Evgeny Nedialko, Moldavia.